Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi siamo qui per fare uno svuoto alla spesa che effettivamente da un bel po' che non portavo su questi schermi. Uno svuoto alla spesa ovviamente di Lidl, di chi se no, perché stanno arrivando delle notizie molto interessanti per quanto riguarda Lidl. Già mi ero fatta qualche teoria, ma poi sul web mi hanno confermato queste mie teorie e sono teorie molto belle e molto positive. Di cosa stiamo parlando? Lidl questa settimana ha deciso di fare tipo una mezza settimana vegana. Cosa intendo? Che ha lanciato qualche prodottino, ma poca roba per pochi giorni. E noi comunque non ci lamentiamo, siamo sempre contenti quando ciò accade, anche se con pochi prodotti e per pochi giorni. Ma la vera notiziona non è questa, ma che Lidl ha deciso di inserire come prodotti fissi delle cose vegane pazzesche, raga, pazzesche! Che io mai avrei sognato di vederle come prodotti fissi. Per fortuna, quando sono andata a fare questa mia spesina, ho trovato tutto quello che cercavo, tranne una roba che, vabbè, patience. Vi faccio vedere cosa ho preso e man mano vi dico cosa è fisso e cosa invece era della settimana vegana, dei 3 giorni vegani che hanno fatto. Se mi vedete con questa faccia, perché sto cercando di capire quelli cosa hanno steso sul balcone, cos'è sta roba? Vabbè, non facciamoci domande. Iniziamo il nostro svuoto alla spesa. Dunque, partiamo dai surgelati, che in realtà non c'è pericolo che si scongelino, perché vi faccio vedere soltanto le scatole vuote, perché nel mio freezer non ci stava più nulla e quindi ho dovuto inserire i prodotti senza scatole. E ho preso queste pizze surgelate vegane gusto margherita. Ora, devo cercare di capire perché la margherita vegana al Lidl non c'è mai stata, però come aspetto estetico sembra assomigliare molto a una pizza vegana che da Lidl c'era sempre, tra l'altro era un prodotto fisso che poi hanno tolto, vabbè, ok, che però mi rimaneva sempre molto secca, quindi secondo me potrebbe essere una rivisitazione di quella pizza, una versione un pochino meno secca, un po' più formaggiosa, perché dalla faccia, raga, non sembra affatto male, non sembra una margherita perché la margherita non dovrebbe avere i pomodorini. Vabbè, però comunque l'importante è che sia buona, ha la farina integrale, questa cosa mi scazza un po', perché l'avrei preferita sinceramente con la farina classica, però vediamo, vediamo, potrebbe riservarci delle belle sorprese, ma i surgelati non sono finiti qui perché ho trovato una cosa, raga, una cosa che ho letteralmente urlato. Unione delle mie cose preferite, fermi. Non ne ho presa una, non ne ho prese due, non ne ho prese nemmeno tre e ne ho prese quattro di questa meraviglia suprema, ovvero la farinata con i funghi porcini. Oh mio Dio! Cioè la farinata veramente cibo degli dei indiscusso, così come i porcini. Unite queste due cose insieme e io sono la persona più contenta dell'universo. Tra l'altro l'ho già provata ieri sera che non potevo aspettare ed è veramente buona. L'unica pecca è piccolissima, infatti non so se notate la differenza di dimensione dei cartoni e considerate che tipo una cosina, cioè non vi sazia da sola, infatti io l'ho mangiata con un po' di verdure di accompagnamento, però buona, molto 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 buona. Questa se dovessero rimetterla, perché questa faceva parte della settimana, non prodotto fisso, io sicuramente la ricomprerò. Se la trovo in giro, prodotto fisso della mia vita, ok? Buonissimo, Lidl metti la fissa che ci fai molto contenti. E per quanto riguarda i surgelati abbiamo già finito, perché io cercavo anche le mini cotolette, che sono strabuone, ma non le ho trovate nel mio Lidl, l'unica cosa che non sono riuscita a trovare. Non importa, andiamo avanti, cos'altro c'è qua dentro? Ok, questo prodottino qui è una tortina con cocco, cacao e avena, che sinceramente ho un po' di dubbi a riguardo, perché secondo me è la stessa identica cosa di quella della, come si chiama raga? C'è una marca che ha fatto tutti questi tortini dolcini vegetali e uno era proprio fatto di avena, cocco e cacao, che io avevo provato a prenderlo e non mi era piaciuto per niente raga, proprio l'avevo trovato quasi immangiabile addirittura, però ho voluto comunque dare una chance a questi qua di Lidl. Vediamo un po' come saranno. Semplicemente sono da scaldare in padello, in microonde, in friggitrice ad aria, dove vi pare. L'aspetto sembra essere carino, ma anche quelle altre che avevo provato erano carine esteticamente. Ne ho prese soltanto una confezione, anche perché si trovavano nel reparto che dovrebbe essere quello dei prodotti fissi nuovi. Perché tutti questi prodotti che il web dice che saranno prodotti fissi non si trovavano nella solita sezione di prodotti fissi vegani, almeno nel mio Lidl, poi magari da voi invece non è così, ma in una sezione a parte che non è neanche quella dei prodotti della settimana. Quindi sarà vero? Sono i nuovi prodotti fissi messi da un'altra parte? Spero ma bin. Poi cos'altro ho preso? Sempre in quella sezione lì. Questa cosa che mi ispira veramente tantissimo. Cioè, guardate l'immagine quanto è bella. E sono praticamente questi burger di lenticchie e spinaci, ma sembrano essere belli crunchy. Infatti si chiamano crunchy burger, ma pensa un po'. Perché hanno questa panatura di cornflakes e secondo me devono essere una bomba. Tutto ciò che è impanato con i cornflakes è una legge universale che è buono, cioè per forza. Sono piccolini piccolini e anche una cosa del genere l'avevo
l'avevo già provata, ma di un altro marchio. Però non erano lenticchie e spinaci, ma erano tipo zucca e qualcosa. Ci daranno grandi soddisfazioni. Ma ci sono altri prodotti che ho preso in quella sezione lì, tipo queste crocchettine qua. Sono delle crocchette di verdure con zucchine e basilico, mai viste prima. Ma in realtà tutti questi tre prodotti io non li ho mai visti prima d'ora lì, del mai. E tutti e tre sono appunto tra i prodotti fissi, o almeno così dicono, il web dice così, io non lo so, io vi riporto ciò che ho sentito, poi magari non è proprio così, non voglio illudervi e non voglio illudermi nemmeno io. Comunque mi ispirano molto, raga, guardate che carine. Poi dall'immagine sembra che abbiano una consistenza proprio bella. Vedremo, non vedo l'ora di provare tutto, ma andiamo avanti. Questi invece sono dei prodotti che erano nella nostra settimanina veganina. Sono prodotti che già conosciamo, ma che amiamo immensamente, ovvero loro. Queste creme spalmabili a base di lenticchia. Mamma mia, quanto sono buone! Abbiamo quella con tipo erba cipollina, cos'è? Sì, erbette, aglio, cose, eccetera. E questa invece gusto spicy pepper. Sono entrambe veramente mega buone. C'era anche quella al mango e curry, però quella è molto particolare, quindi generalmente mi stanca subito, faccio fatica a finirla. Ho deciso di non prenderla per questo motivo. Mentre loro due, cioè, finiscono, in men che non si dica, super buone. Speriamo che un giorno diventeranno fisse anche loro. Poi hanno rimesso... Scusa, amore, l'ho pestata, piccolina. Oh, mamma mia. E se ne va. Offesa. Non le ho fatto male, l'ho sfiorata appena, però lei è un po' drammatica. Dicevo, hanno rimesso questi gnocchi che sono molto buoni. C'era anche la versione classica, però quella, voglio dire, cioè, sono gnocchi classici. Si trovano anche di altre marche, quindi non li ho presi. Ho preso invece questi qua al pomodoro e questi qua agli spinaci. L'unica cosa che non mi piace di questi gnocchi è la grammatura. 400 grammi a busta, cioè... Cosa vuol dire? Cosa mi significa 400 grammi, raga? Ma fanne 500? Perché 400? Boh, vabbè, comunque. Boni, me li sono presa. Poi, altro prodotto della settimanina veganina, questa cosa qua molto interessante. Questo, ad esempio, è un prodotto che io non ho mai visto prima d'ora. Magari semplicemente non l'ho visto io, oppure effettivamente è una novità. E si tratta di questa panna, ovviamente vegetale, però salata, per le preparazioni salate. Tra l'altro, una bella quantità perché sono 500 ml e non ho capito bene di cosa è fatto, cioè principalmente proteina del pisello. Interessante, non l'ho mai provata. Spero non sia troppo dolcina, perché spesso queste panne vegetali, anche se sono per preparazioni salate, hanno un retrogusto un po' dolce che mi triggera. Non lo so, vedremo. Se voi l'avete già provata, fatemi sapere. Poi altro prodottino che io mi auguro mettano fisso è lui. Mamma mia, questa cosa, cosa non è? È questo meraviglioso condimento per pasta, che è un pesto vegano alla calabrese. Tra l'altro, raga, è bello piccantino. Beh, certo, poi dipende anche dalla vostra tolleranza del piccante. C'era poi anche il pesto quello classico nella versione vegana, che però non mi piace. E c'era anche qualcos'altro, il pesto rosso, che però mi ha un po' stufato. Quindi ho preso semplicemente questo, che è molto buono. Poi sempre della settimana vegana, ho preso queste barrettine che già conoscevo, perché non è la prima volta che le mettono, e me le ricordo molto buone, quindi ne ho prese due alle arachidi e caramello salato, tra l'altro, no, caramello e basta, comunque buono. Poi due al mango e poi le ultime due al cocco. Di questo è proprio un ricordo bello, spero di ricordarmi giusto, altrimenti una disgrazia. Poi ultimo prodotto della settimana vegana, ultimo prodotto della settimana vegana è lui, il blocco vegano. Scusate, ma a me fa troppo ridere sta roba, il blocco vegano. Cioè, questo perché non possiamo chiamare i prodotti, cioè io posso, tu puoi se vuoi, cioè le aziende non possono chiamarlo burro vegano, perché, oh mio Dio, non puoi usare quella parola. Oh, qui lo chiami blocco vegano, cioè, ma... Ah, vabbè, non mi stancherò mai di lamentarmi di questa cosa. Comunque, burro vegano, mega buono, mega buono. E infatti assolutamente l'ho ripreso, bello salatino, bomba raga, questo veramente pazzesco. Gli ultimi prodotti che sono rimasti sono questi due affettati. E ragazzi, anche loro erano nella sezione prodotti fissi. E tra l'altro di questi ne erano rimasti pochissimi, quindi probabilmente ce n'erano anche di altri gusti, secondo me. Ma avevano svaligiato il reparto. Io ho preso questo gusto classico e poi questo qui, che è il mio preferito in assoluto, che è gusto salame. Cioè, questo è una bomba, una meraviglia. Poi, tra i prodotti fissi, che questo però c'è da un bel po', hanno messo finalmente il tempeh, raga. Cioè, meno male, perché mancava solo quello. E Lidl col tempeh è proprio il supermercato del cuore, perché mi mancava solo lui. Io dovevo sempre andarmelo a prendere un'altra parte. Ed è molto buono, secondo me, ci sta. Cioè, non che io sia un'esperta di tempeh, però comunque mi sembra abbastanza in linea con tutti gli altri tempeh da supermercato che ho provato finora. Poi, no dai, lascio la bomba per ultima. Cioè, la cosa
cosa migliore in assoluto ve la lascio per ultima. Vi faccio vedere quindi questi cosini, questi vabbè ci sono sempre alle casse, queste due piccole mousse di frutta che ho preso e sono tutti e due gusto mela e pera. E arriviamo all'ultimo prodotto che mi hanno messo fisso, che io mai mai ci avrei creduto, che è di una bontà spaziale. Infatti ne ho prese due confezioni, perché la prima volta che l'ho provato ne avevo presa soltanto una, mi ero pentita, poi ero tornata ed erano finiti. Raga, preparatevi, sedetevi, se siete già seduti sdraiatevi, perché da Lidl troverete come prodotto fisso raga il tiramisù vegano, cioè il tiramisù vegano, e vi giuro che è buono. Cioè io quando l'ho provato ho detto vabbè dai, cioè già il tiramisù così già pronto di solito in generale non è che sia una bomba, quindi con bassissime aspettative l'ho assaggiato. Mamma mia raga, io vi giuro lo amo. Poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, perché poi sono gusti, magari a me piace, a te fa schifo, ci sta, però io lo trovo veramente divino raga, divino, e questo è il prodotto per cui sono più contenta in assoluto. Ebbene, concludiamo proprio con una bella meraviglia, tiramisù vegano, e fine raga. Cioè avete visto quanta roba interessante, quanta robina nuova, quanti prodotti fissi nuovi, cioè sempre se vera la voce, ripeto, comunque io mi auguro di sì. Boh raga, abbiamo finito, fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodottini, se voi siete già andati ad accaparrarvi qualcosa, se sapevate di questi nuovi prodotti fissi, se avete sentito anche voi queste voci dei prodotti fissi, o avete sentito voci contrastanti diverse, insomma parliamone un po'. Prima di salutarci però scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho, hashtag fisso. Fisso tutto, Lidl diventa un supermercato tutto vegano, mi interessa, metti tutto quanto fisso, è troppo buona sta roba. Quindi sì, hashtag fisso, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!